E ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Scusatemi per la mia assenza, purtroppo ragazzi non ho tempo come prima di farvi video su Call of Duty, su tutti gli altri giochi che ho, perché sono abbastanza incasinato con il lavoro, quindi non riesco coi tempi, molte volte sono stanco e non riesco a registrare. E poi un'altra cosa che devo dirvi è che mi sta passando la voglia di giocare a Call of Duty. Sapete che ogni anno esce il nuovo Call of Duty e io lo gioco volentieri, anche se mi incazzo, lo gioco. E pur di prendermi il nervoso il giorno dopo, faccio un video per voi e comunque sia vi mando qualcosa sul canale. Questo è il primo anno veramente, ragazzi, che io non sopporto Call of Duty. Non lo sopporto perché c'ha tanti di quei problemi a livello di, secondo me, come ho detto, secondo me molti dicono che non sia così. Molti dicono che non sia così, per me invece è così, che c'ha problemi di connessione. I colpi arrivano in ritardo, non arrivano proprio, i nemici vi ammazzano con tre colpi e voi dovete sprecare un caricatore per ucciderlo. Io reputo questo un problema grave e penso che non sia l'unico ad avere questo problema. Quindi lo so perché è scontato, me l'avete detto anche molti di voi in privato, che questo problema sussiste e quindi finché non verrà risolto, comunque sia, finché non mi potenzio la connessione, per me sarà veramente scandaloso giocare in questo modo. E niente ragazzi, vediamo subito, visto che hanno aggiunto la modalità Moshpit, e giochiamocela, che dovrebbe essere, non mi ricordo, qualche modalità unita ad altre, quindi partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo in Biolab. Allora, io partirei, non sto più usando il KF5, sto utilizzando l'SM1, visto che è l'arma buggata del gioco. Partiamo subito. Adesso la proviamo con il mirino. Portiamo il drone alla stazione uplink. Ok, ecco, queste cazzo di cose che esplodono. Sicuramente c'è uno stronzo qui, guardate. Ehi, che cazzo? Minchia, ma avete visto che non muoiono? Porca di quella puttana! Ma che cazzo è? Oh, ristro... che cosa? Ah, ok. Vabbè, 3-1, siamo partiti bene, ragazzi. Dai, qua proviamo... Ma guarda! Ma muore! Porca puttana, lo sparo non muore! Veramente... È assurdo il gioco, è assurdo. Io muoio per delle minchiate del gioco, perché queste sono minchiate, ragazzi. E non si può dire che sia la serietà. Cioè, soprattutto per un gioco futuristico che dovrebbe avere certe regole. Certe regole, perché sono delle regole alla fine. Io so che un gioco come Titanfall non avrà mai questi problemi. Invece con Call of Duty ho la certezza che li avrà. Perché? Che culo, grazie. Grazie zio, un cazzo, sono già morto. 4-3 ragazzi, che schifo di partita, vabbè. Drone, che schifo a terra. Di partita. Facendo sempre più cagare. Drone sotto controllo alleato. Sempre più cagare. Guardate, arriva il nemico qui e mi secca come un maiale. Ammazzatelo, voi, porca di quella puttana! Sistemi compromessi, interfacce fuori uso. Mori! Yeah! Cazzo! No, molla il drone! Grande, vai! Woo! Non fa. Mi seccano male. Sono dei maialozzi. Minchia, questa cazzo di cosa. Porca bagassa, questa cazzo. Allora, e noi saliamo qui su. Non posso, non fa. Luco, quel laser di merda è invincibile, porca merda! Invincibile! Cazzo! Porca puttana! Non fa! Abbiamo il drone! Cioè, loro gli sparano un colpetto e... Oh, guarda te!
Qua ne arriva un altro, qua ne arriva un altro, ne sono certo. No, eccolo lì, il volatile. Lo chiamavano l'uccello solitario, quello stronzo. Eccolo, vai. Scappa, scappa. Ok, vai, ce l'abbiamo fatta. No, no. Grande zio, mi hai salvato il culo. Tanto so già che loro con questi cazzo di scatting di merda mi aprono il culo ogni volta. E dai, un colpo, che palle. Ma dai, Gesù Cristo, ma dai. Cioè, ma sono assurdi sti stronzi. Assurdi. Cioè, vi sparano un colpo e vi inculano a sangue. Voi gliene potete sparare 50.000 di colpi. E non ce la farete mai a ammazzarli. Guarda, guarda, facciamo dietro, guarda. No? Strano. Vai dentro, va. Dove siete, bastardi? Guarda. Guarda, dai, ma non muore. Non spari, non muore. 7-8, ma va a cagare. Sempre negativo sto andando. Gioco del cazzo. Quest'anno è un gioco di merda, veramente. Drone sotto controllo alleato. Quest'anno è una tristezza, Call of Duty. Dai. Ma c'è nessuno. In realtà lo ti inculano. Esci, esci, stronzo, esci. Muori, va. Guà, ma vaffanculo. Sembra che vi sparino l'ira di Dio. Ma va a cagare. Tu e il gioco, va. Ma non fa, non fa. Cioè, adesso voglio vedere la key. Scusate, ragazzi, sono curioso. Sta laggando una pressione. Ah, no, tutti i colpi gli sono andati. Tutti. Neanche uno gli è uscito. Perfetto. Guà. Intervallo. Qua, mamma mia, questa cosa è veramente brutta. Intervallo. Rilassiamoci in questo intervallo. 8-10, ragazzi. Non mi avete mai visto andare in negativo su Advanced Warfare. Stranamente vado sempre in negativo. Tutto regolare. Tutto perfetto. Il gioco più bello che abbiano creato. Qua, mi auguro solo che l'anno prossimo con Treyarch si faccia un salto di qualità maggiore di questa merda. Perché forziamo quest'anno la Sledhammer mi ha veramente... mi ha veramente... spaventa. Ah, guarda te! Che se non muori qui... Qua, guarda, guarda! Guarda quanti colpi ci vogliono! Cioè, lo vedete anche voi! Qua, un colpo e mi ammazza! Lui un colpo! Porca merda, un colpo! Cavolo! Dai, cerchiamo di essere obiettivi qui. Cerchiamo di essere obiettivi. Ragazzi, perché qua c'è da essere obiettivi? È un gioco di merda. Ah, guarda, se non morivi qui, vedi tu. Dai. Ma fammi il piacere, eh. Qua, guardate, ragazzi. Cosa gli ho fatto? L'ho martoriato. L'ho martoriato. Un colpo e mi ha ucciso. Che gioco di merda. Mamma mia. È una... E fa pena. Fa pena. Che un gioco così fa pena. Oh, compagno di merda. Ma lo ammazzi, compagno di merda. Oh. Inutile come epoca. Anche il compagno. Ah, wow. Ah, minchia mia! A tu, cazzo! Guarda, non muore. Oh! Qua! Drone in mano nemica! Non resistete di quanto possa essere. Dai, sali! Oh! Non muore. Oh, riva! Lui mi spara un colpetto, mi shot. Vabbè. Almeno sono andato in positivo, ragazzi. UAV alleato in sorvolo. UAV Kallag Balord. Drone riassegnato. Ok, drone riassegnato. Ok. UAV nemico in volo. Vai, vai, via, via, via.
muori. Guardate, guardate. Cioè, l'ho sparato prima io, ma lui mi ha ammazzato. Curiosità. No, no, è impossibile. Lui vede troppo prima di me. Cioè, è una cosa assurda, ragazzi. È una cosa assurda. È inverosimile. Cioè, è brutto anche giocarlo in questa maniera. Quando questi Cristo di salti balordi vi inculano a sangue. Mori, stronzo, va! Vieni, 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 vieni! Qua, eccolo qui, sempre dietro di me! Porca merda, oh! Gesù Cristo, dammi una mano! Dai! Ah, oh, minchia! Entro! Arriva un approvvigionamento nemico. Riprendiamo. Lasciamo perdere. Non mi devo innervosire, ragazzi. Se mi innervosisco, peggioro le cose e basta. Minchia! Non mi devo innervosire, ma cazzo, muori! Fammi piacere! Wow, wow. Drone a terra. Grazie, zio, mi hai salvato il culo. Abbiamo il drone. I compagni tranquilli, uccidono tutti! Wow, wow, questo mi ammazza fra un po'. Drone ricognitore nemico in arrivo. Minchia, drone ricognitore, che palle! Sti cazzo di drone ricognitore, wow. Allora, vai. UAV alleato in sorvolo. Sono messi male, addosso. Drone reimpostato. Dai, ma tu sei... Cioè, non moriva, ragazzi. Oh, cioè, non so come ho fatto. Non chiedetemi come cazzo ho fatto. E poi muoio. 23-19, ragazzi. 23-19. Un grande risultato per il Curre. Un grande... Una grande devastazione. Guarda! Ma che cazzo che non muore! Ma vattene a fanculo! Gioco del cazzo! Che non muore, sto figlio di puttana, oh! Brutto figlio di puttana! Tu è la merda! Cazzo! Come si fa? È ingiocabile! È ingiocabile! Ignobile sto gioco. Guarda, non può. No, ragazzi, ma state scherzando. Ma state scherzando. Ma vattene a fanculo. Tu e sto gioco di merda. La licenziate in tronco la Sledhammer Game. È impensabile giocarsela in questo modo. È impensabile. Avete visto che ho giocato da... Cioè, ho giocato di merda. Ma è impossibile giocare bene in questo titolo. E fa cagare. È inverosimile. Ci fanno questi cazzo di iperscatti e ti ammazzano. Cioè, spari l'avversario tre colpi e non muore. Ma devo dirvi la verità. Cioè, è molto più piacevole giocare a Call of Duty Ghost. Ghost è bello. Questo è una merda. Questo è un gioco di merda. E fa schifo in tutti i sensi. Perché avrò il NAT moderato, avrò la connessione di merda, 20 mega. Avevo la connessione di merda anche su Ghost. E devo dire che anche se mi lamentavo della connessione, giocavo molto meglio. Qua fa schifo proprio, ragazzi, è ingiocabile. Cioè, chi cazzo ha la 100 mega o un gigabit di connessione mi apre il buco del culo ogni cazzo di volta. Qui non riesco a fare niente. Fanno questi cazzo di scatti. Fate voi gli scatti. Fate voi gli scatti, vi ammazzano comunque. Io faccio gli scatti e mi uccidono sempre. Ma che cazzo è? Ma è colpa mia? O è colpa di qualcun altro? Cioè, ma qua ci sono veramente... Cioè, qua stiamo andando fuori dal mondo. Qua fa veramente schifo. Ma vi giuro, prendere questi due giochi, cioè, è fatto meglio questo cazzo di titolo di merda che costa 20 euro ora che questo titolo del cazzo che c'ha solo scritto Call of Duty. Ma in realtà vuol dire merda qui. Io veramente non so che dire. Cioè, è nervoso. Vedete, ragazzi, perché poi mi passa la voglia di giocare. Questo è il motivo per cui mi passa la voglia di giocare a Call of Duty. Perché preferisco mandarvi video su Ghost piuttosto che questo su Advanced Warfare. Fa schifo il gioco. E minchia, non lo so, qui in Sardegna, ve l'ho detto, sono indietro. C'ho la DSL di merda. Non avrò mai la 100 Omega. Dovrò aspettare almeno 2 anni per averla. Almeno.
Non fa, è ingiocabile, poi fa cagare in tutto, veramente ignobile, è un titolo ignobile. Cioè, se avessero attaccato Merd of Duty per copiare Call of Duty, forse sarebbe andato bene. Ma secondo me quest'anno è da boccella Sledgehammer Game, ed è da boccella su tutti i sensi, vuol dire che non deve mai più fare giochi su di Call of Duty. Spero che infatti la licenzino subito. Fa cagare. Purtroppo quest'anno mi avete trovato così e penso che continuerà così. Quindi ragazzi, da Cura 90 è tutto, perché guardate, stavo anche per andare in negativo. Spero che il video vi sia piaciuto, che il mio nervosismo di un video ogni tanto alla settimana vi sia piaciuto. So che vi piacciono le mie sclerate, le avete avute. Mi auguro ovviamente di migliorare col poco tempo che ho. In più guardate dietro che ho dei corpi monchi, senza testa, senza braccia, senza mani, che abbiamo solo un pezzettino di busto. E noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto. E niente, bella raga.